ragazzi, bentornati su Pepe Vacca Collectibles per le news della settimana e buona domenica a tutti, tutti e tre quelli che vedranno questo video. Settimana abbastanza interessante questa, è stata ricca di, sia di nuovi annunci che di release, dopo che la scorsa invece c'è stato lo stop per via del Capodanno cinese. Quindi cominciamo subito, senza perdere tanto tempo, con la bomba della settimana. Lo state già vedendo qui sullo schermo, Kamen Rider. Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma è stato annunciato da Hot Toys questo Kamen Rider tratto da Black Sun, ovvero il film serie TV del 2022 che riporta in Italia quello che fu la serie TV del lontano, credo 96-97, che qui in Italia si chiamava Masked Rider. Quindi questa sorta di uomo blatta che fa delle cose incredibili, non so quanti di voi lo conoscano e quanti siano interessati a questa doll, comunque io devo dirvelo. E un'esclusiva Hot Toys, tra l'altro, per non farsi mancare niente, e come potete vedere non mi soffermerò tanto sulla doll, ci sarà probabilmente questa versione con la moto. E comunque la doll, ragazzi, per chi piace il personaggio è comunque una figata, questa base di diorama che non mi sa di niente, però c'è, quindi una doppia faccia, come possiamo vedere, quindi un doppio head sculpt con la bocca aperta, questo, e la funzione di LED attiva per quanto riguarda gli occhi. Poi abbiamo questa è la versione Battle Damaged, quindi come potete vedere le ferite, i danni da battaglia dell'uomo blatta, e qui tutto quello con cui verrà rilasciato tra l'altro adesso, quindi primo quarto, secondo quarto del 2024, subito, perché i fan erano veramente in visibilio per questo pezzo, soprattutto ragazzi Gianluca del Colosso dei Nerd. Se volete scrivetegli in privato, perché lui è veramente un fan sfegatato di Kamen Rider e di Black Manta di Aquaman, quindi mi raccomando, chiedetegli tutti di questo Kamen Rider. Non vi sto a leggere troppo, ragazzi, perché so che veramente non vi interesserà più di tanto. Fatemi sapere più che altro se siete interessati a questo pezzo, se lo acquisterete, se sapete chi sia o meno. Bene, andiamo avanti con la ciccia un po' più importante. È stato rilasciato invece, dopo un annuncio di Hot Toys, è stato rilasciato finalmente C3PO da Ritorno dello Jedi. C3PO che ho preordinato, quindi arriverà sul canale, ragazzi, però dovete aspettare i tempi di soliti al mercato orientale, a quello europeo. Mentre la prossima settimana vi preannuncio che ci sarà un C3PO, quello di episodio 2, come unboxing del giovedì, quindi non perdetelo, ragazzi, rimanete sintonizzati su Pepe Vacca Collectibles. Poi, quindi questa è la versione di episodio 6, Ritorno dello Jedi. Nulla da dire, ragazzi, già penso che tutti voi lo conosciate, e in diecast c'è l'introduzione di questa nuova basetta, finalmente Hot Toys si è decisa a fare qualcosa che sembra essere decente, poi lo toccheremo con mano e vedremo, e questa basetta che c'è, non ricordo se c'è anche su Padme di episodio 2, ragazzi, fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha, e nulla da dire, comunque, sembra un pezzo fantastico, come tutti i C3PO rilasciati, poi vedrete anche nell'unboxing di giovedì che quello di episodio 2 è una figata, ragazzi, quindi non ve lo perdete. E nulla, molto contento di poter aggiungere questo C3PO alla collezione. Poi veniamo a un'altra piccola chicca, stavolta davvero non come quella roba di Kamen Rider. È stato rilasciato da parte di Stock Collectibles finalmente un'altra release, ragazzi, è Kenshiro di Hokuto no Ken. Purtroppo non sono riuscito ad accaparrarmene un pezzo, anche se avrei potuto, grazie al Colosso, ma vi assicuro che le copie vendute sono state tantissime, perché è un pezzo incredibile. Ovviamente tutto il vestito che vedete è copelle, in pleather, quindi ecco, massima manutenzione, massima attenzione, ma tutto il resto è veramente una figata, raga. Un personaggio del genere in collezione ci vuole, è un must have, soprattutto per i fan. Quindi se ancora quanti di voi amano Hokuto no Ken e Kenshiro, se ancora non siete riusciti ad accaparrarvi la vostra copia, provateci, ragazzi,
perché è davvero un pezzo incredibile secondo me, e io già so che me ne pentirò di non averlo preso ovviamente. Poi, questa è davvero la bomba del giorno e del video, che è il nuovo costume di Spider-Man. Spider-Man è un personaggio che fino adesso Toys non ha mai portato come doll, ovviamente sto coglionando, come si dice in gergo, e l'ennesima ristampa, se così vogliamo chiamarla, di Spider-Man, tratto da Spider-Man 2, il videogioco per PlayStation 5 stavolta. Quindi comincerà probabilmente la wave dei costumi, come è stato per quello per PS4, strapiena di Spider-Man con tutti i vari costumi. Il costume è come sempre una figata, non c'è niente da dire, questa è la Superior Suit. A proposito ragazzi, non so se è tratta da una particolare, soprattutto a te capitano chiedo questa informazione, se è tratto da una qualche versione del fumetto o da qualcosa del genere, insomma, perché io ancora purtroppo non ho giocato il videogioco, quindi non so di che cosa si tratta. Ci sono sempre queste zampe meccaniche che vengono date come con l'integrated suit, e sono molto belle, ma come al solito, tra l'altro guardate tipo sembrano forma di falce nella parte finale. Molto figo questo costume, molto bello, infatti sono molto combattuto su che cosa fare, se preordinarlo o meno. Andiamo avanti, come ovviamente vedete si possono rimuovere, anche qui questa cosa è bellissima, cioè la parte praticamente dal petto in giù è tutta nera, con questa sorta di avambracci metallici con lo spararagnatele che sembra essere sulla parte superiore del polso, ma anche all'interno del palmo della mano. Ragazzi, correggetemi se sbaglio, perché vi ripeto, io non conosco questa versione. Poi abbiamo ovviamente i soliti occhi intercambiabili e tutto il resto. La fattura, come al solito ragazzi, sarà bellissima, ragnatele, la basetta, tutto quanto che viene rilasciato su Spider-Man, solo che il prezzo mi sembra un tantino alto per essere una Spider-Man suit, perché probabilmente quelle zampe meccaniche maledette ce le fanno pagare, e anche tanto, profumatamente. Uscita, ultimo quarto 2024, primo quarto 2025 per quanto riguarda il mercato orientale, quindi Hot Toys. Abbiamo quanto abbiamo visto fino adesso, ragazzi: 30 cm di altezza, 30 punti di snodo, 10 pezzi, 10 mani intercambiabili con vari tipi di ragnatele. Non abbiamo un headscoot, quindi, perché è tratta dal videogioco, da Peter Parker, probabilmente. Spoiler, prossimo annuncio per quanto riguarda Spider-Man da parte di Hot Toys sarà un costume, almeno mi aspetto un costume per quanto riguarda Miles Morales, visto che era l'altro personaggio giocabile di Spider-Man 2 su PS5. Abbiamo la nuova suit con degli incredibili nuovi materiali, che non è vero, però come al solito sarà fatta benissimo. Ragazzi, voi sapete che io sono un grande amante di Spider-Man e ho già diverse doll, però prenderle tutte con i ritmi di Hot Toys è veramente una sfida ardua, quindi vedremo cosa fare con questa, magari vediamo anche i prossimi annunci quali saranno. Bene ragazzi, come al solito gli ultimi due minuti per andare a vedere gli ultimi arrivi sul Colosso dei Nerd. Eravamo rimasti ad Anzolo, di cui è uscito il Preordinate 310, ragazzi, ci sono altri pezzi davvero incredibili come queste statue di Peaky Blinders, sia in versione singola con Arthur, sia in versione doppia, e questo Harry Potter della Pan Collectible, la 15 edition, che a me sinceramente non fa impazzire, però per i fan potrebbe essere un gran bel pezzo. Spider-Man 2, eccolo qui, il preordine già uscito sul Colosso dei Nerd, anche questo a 310, che vi assicuro è il prezzo più basso che io abbia visto, almeno in circolazione al momento. Quindi ecco, fateci un pensierino, fatemi sapere voi cosa farete con questo Spider-Man, se lo acquisterete, lo preordinerete o meno, e soprattutto ditemi cosa io dovrei fare, se vi interesserebbe portarlo sul canale, vi interesserebbe vederlo, eccetera, e poi ci faccio un pensiero, perché ragazzi la quantità di doll in arrivo è davvero impressionante, ve lo assicuro. Bene ragazzi, detto questo io vi lascio, ho cercato di essere un po' più breve, spero di esserci riuscito.
E ci vediamo come al solito in un prossimo video con gli appuntamenti. Ah, ragazzi, una cosa molto importante. Devo darvi una notizia che è quella per cui ho deciso di annullare l'abbonamento per la Mustang, con la Mustang della De Agostini. Voi purtroppo vedete tanto, cioè vedete la parte migliore della costruzione, vedete le parti migliori, io cerco sempre di essere abbastanza ironico, eccetera, eccetera, ma vi assicuro che ci sono stati diversi problemi dall'inizio ad oggi. Sono successe un altro paio di cose negli ultimi giorni che mi hanno fatto dire basta, e mi dispiace dirlo perché probabilmente perderò qualche iscritto, perderò qualche visualizzazione, perderò qualcuno di voi che purtroppo, per fortuna, mi seguiva solo per la Mustang, e vi chiedo scusa per questo. Però raga, ho dovuto decidere questo. Vi assicuro che quello che investivo sulla Mustang lo investirò in altrettante doll, porterò comunque altri contenuti sul canale, probabilmente ci sarà qualche contenuto in meno per quanto riguarda il martedì, però è una cosa che andava fatta, ragazzi. Ho le mie motivazioni, ripeto, mi dispiace, per quanti di voi vogliano saperlo, magari potete contattarmi in privato sui social, trovate qui sotto di tutti i link, e vi spiegherò per bene cosa è successo. Però non me la sono sentita di andare avanti con questo abbonamento. Quindi mi dispiace, ragazzi, so che molti di voi erano affezionati a quella serie di video, però non ho potuto fare altrimenti. Detto questo, ragazzi, quindi vi rinnovo i saluti, ancora buona domenica, ci vediamo giovedì quindi con l'unboxing di C3PO di episodio 2, e poi ci vediamo con i prossimi contenuti sul canale. Ciao ragazzi, a presto!